Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Voglio dare anche a quest'ultimo un denaro come a te. Il famoso scrittore George Orwell concludeva il suo famoso romanzo La fattoria degli animali con la frase: tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Nel corso di quella storia, questa frase aveva il compito di ridicolizzare chi, nel nome dell'uguaglianza e della giustizia, riesce a piegare tali principi per ottenere un benessere personale. Ma al di là dell'uso che ne ha fatto l'autore, finisce comunque per veicolare la tensione che esiste sempre tra il particolare e l'universale. Da una parte ci sono i principi e i valori che dovrebbero guidare le scelte e che sono i termini di misura per considerare le nostre azioni morali o no. Dall'altra c'è la vita reale con tutte le sue complicazioni, che sembrano sfidare qualunque catalogazione. Si dice infatti che i casi reali sono maggiori dei casi possibili. Sicuramente è sbagliato passare con il semaforo rosso, ma se in quel momento sto portando un ferito all'ospedale per soccorrerlo, lo è ancora? Fino a che punto può essere grave il ferito per permettermi di passare con il semaforo rosso? Le leggi sono importanti, certo, ma Gesù ci fa capire che al centro della legge ci deve essere il benessere della persona e sempre da questo bisogna partire. Infatti non esiste l'umanità in generale, ma le persone concrete che abbiamo di fronte. Nell'episodio evangelico, nelle parole degli operai che si lamentano del fatto che il padrone, dallo stesso denaro a chi è stato chiamato al mattino come chi alla sera, fanno eco tutti coloro che sono abituati a partire dai principi e dai casi generali e si preoccupano di misurare tutto a tutti secondo tali norme, dimostrandosi persino capaci di frazionare il bene con percentuali con molte virgole. Ma Gesù si preoccupa della vita delle persone. Infatti, dare un denaro a chi non per sua colpa è stato chiamato all'ultima ora significava assicurargli il pasto per la giornata e quindi avere le forze per lavorare anche il giorno seguente. Al centro deve esserci sempre la vita che siamo chiamati a donare e ad espandere e deve essere questa a guidare le azioni e non certo un agire misurato e proporzionato. La vita è tutta o niente, reale o finta, e sicuramente non è misurabile.